Bentornati, benvenuti in questo nuovo appuntamento in diretta di Review. Siamo felici di essere ancora in questo spazio, in questo tempo, insieme a voi, intorno alla presenza del Signore. Questo spazio delle ore 12 è uno spazio dedicato all'approfondimento dei temi che riguardano la fede cristiana, visti dal punto di vista di Dio, della parola di Dio, della Bibbia, degli insegnamenti e dei comandamenti biblici. Quello che in questo tempo noi affrontiamo in genere ogni giorno è proprio una storia di fede, un insegnamento di fede, un modo più pratico per vedere le situazioni di attualità che ci capitano intorno, un punto di vista che proviene direttamente dalla parola di Dio. E quello che stiamo affrontando il mercoledì in diretta con voi, per questo inoltre ci scusiamo per qualche minuto di ritardo, i nostri programmi sono prevalentemente in diretta, e quindi questo spazio diretto è partito in ritardo proprio in virtù del fatto che abbiamo avuto qualche difficoltà. Ma appunto, dicevo, questo spazio del mercoledì è dedicato ad un approfondimento molto pratico che riguarda la fede cristiana. Il Signore Gesù ci ha indicato di essere Chiesa, di essere uno, ma che cosa significa Chiesa e qual è la conduzione biblica della Chiesa, dell'insieme di credenti, e qual è lo scopo appunto della Chiesa? Stiamo portando avanti questo insegnamento di mercoledì in mercoledì insieme al nostro carissimo pastore e insegnante Roberto Mazzeschi, che intanto si sta sistemando dietro le quinte. Come però facciamo ogni giorno, vogliamo prima di iniziare dare spazio e voce al nostro caffè biblico. Buongiorno. Sapete in questo momento quante nazioni sono interessate a dei conflitti con altre nazioni oppure dei conflitti interni? Almeno 50 paesi, quelli dove sono più vittime, anche che i media ne parlano di più, sono Ucraina, Russia, Medio Oriente, Arabi e Israeliti, ma c'è anche Sudan, Myanmar e tanti altri. Il male produce violenza, guerra, ma non soltanto nelle nazioni, anche nella nostra mente, nelle famiglie, nelle relazioni. Quanti conflitti, quante guerre ci sono, e anche quanta violenza. La preghiera del Padre Nostro si conclude proprio con questa espressione: Padre Nostro, liberaci dal male. Si può tradurre anche liberaci dal maligno. Ma da dove ha origine il male? Perché tanto male in questo mondo? E come vincere il male? E l'uomo è capace di vincere il male? Sono domande che tutti prima o poi ci facciamo. Nella Bibbia, quando compaiono sulla scena Adamo ed Eva, il male è già presente intorno a loro ed è raffigurato dal serpente che tenta l'uomo e la donna, e l'uomo e la donna devono fare i conti col male e ne vengono sopraffatti. Ma Dio, questa è la buona notizia, non li abbandona, provvederà a loro nonostante le conseguenze che il male produce nella vita dell'uomo e della donna. A Caino, subito dopo, Dio dirà che il male è qualcosa che gli sta vicino, l'espressione è questo, è alla porta e vuole entrare in casa tua e tu devi dominarlo. Caino viene sopraffatto e i pensieri della sua mente, la sua volontà aderiscono alla tentazione di uccidere suo fratello Abele. È tremendo. Il male è qualcosa col quale anche gli eterni dobbiamo fare i conti. La verità è che è una battaglia difficile da vincere, anche perché non sempre abbiamo le armi per combattere. Per vincere il male, infatti, occorre uno più forte del male stesso, più forte del maligno che ha generato tutto questo male. Ecco perché la preghiera si conclude così: liberaci dal male,
Dio ha mandato l'uomo forte che vince il maligno e che vince il male. Davvero Dio può liberarci dal male? Vediamo come questo può accadere. Innanzitutto, Dio ci soccorre guarendo le nostre ferite interiori e l'ho dimostrato anche nella vita di Gesù sulla terra, ha guarito gli infermi, consolato gli ultimi. Secondo, Lui ci soccorre cambiando la nostra mente, ispirando nuovi pensieri e quando noi aderiamo a questa volontà riusciamo anche a fare il bene con l'aiuto di Dio. Terzo, Dio ha mandato Gesù che ha vinto colui che ha generato il male, l'avversario, l'invasore. Ecco, Gesù l'ha vinto, questa è la buona notizia. Infine, ci sarà una vittoria definitiva e manifestata pienamente. L'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, si conclude nei suoi capitoli con queste espressioni bellissime. Apocalisse 21, versetto 4. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere, e aggiunse, ogni cosa è compiuta, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua e della vita. Spero che io e te in questo giorno abbiamo sete abbastanza per rivolgerci a colui che ha vinto il male e che possiamo anche noi fare questa preghiera. Signore, liberaci dal male, anche da quello che potremmo commettere. Liberaci. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Dio ci benedica. Ringraziamo il pastore Spina per questo caffè biblico, bentornati in studio. Oggi riprendiamo la nostra serie del mercoledì che ha come tematica centrale proprio la conduzione biblica della Chiesa e stiamo portando avanti questi insegnamenti il mercoledì insieme al nostro carissimo pastore Roberto Mazzeschi che intanto è in collegamento con noi, vediamo. Pace e buongiorno! Eccomi qua, c'è stata un po' di curva ma un po' di confusione, però insomma dai. Grazie per esserti collegato. Ecco, siccome ho dovuto usare il computer portatile perché quello ufficiale fisso l'abbiamo smontato perché con questo caldo stiamo montando un condizionatore per poter resistere a questa calura e allora poi non ho calcolato bene il tempo, ero in farmacia, pensavo di fare prima. Nessun problema, quindi, siamo qui, siamo felici. Però eccoci qua. Ecco, siamo pronti. Signore. Siamo pronti per partire con questa nuova puntata e in questo tempo stiamo appunto dedicando delle riflessioni, degli approfondimenti su che cos'è la Chiesa e qual è lo scopo, lo sviluppo dei ministeri, quali sono gli obiettivi, come la Chiesa deve essere intesa oggi prima che come deve essere anche ecco, condotta dal punto di vista biblico. Sì. A te la linea, pastore. Sì cari, l'altra volta ci siamo lasciati, io dicevo che nel mercoledì che purtroppo è saltato per ragioni familiari, avrei parlato della Chiesa, della conduzione della Chiesa un po' al di fuori dei locali di culto, perché nonostante tutto noi siamo fortemente concentrati, e ovviamente non è un errore, concentrati nel lavoro della nostra spiritualità vissuto all'interno della comunità, all'interno dei locali di culto, all'interno della Chiesa intesa come denominazione, come gruppo, come indirizzo, eccetera, eccetera, che sono sicuramente aspetti buoni perché offrono delle chance di riflessione, di testimonianza, senz'altro. Però quello che il Signore ci ha comunicato, lo ha detto tranquillamente ai discepoli, quando gli ha detto voi siete la luce del mondo, e una luce non va nascosta ma va fatta risplendere, e poi ha detto anche voi siete il sale della terra, e quindi il sale che tendenzialmente se funziona scompare, ma tutto quello che sul quale il sale cade cambia sostanzialmente di sostanza, di sapore,
di espressione. Ora, questo è un aspetto fondamentale che ci deve caratterizzare. Allora, in questi giorni abbiamo assistito ad una, uso questo termine per intendersi subito, ad una blasfemia di espressione, di manifestazione nell'apertura dei giochi delle Olimpiadi a Parigi, in Francia. E sicuramente io ho letto molte note condivise, che condivido, di indignazione, di offesa, insomma, in qualche maniera abbiamo visto che qualche tempo fa, quando una roba del genere, più o meno simile, fu fatta nei confronti della religione islamica, venne fuori una strage non da ridere, insomma. Quindi la questione è proprio questo. Ma d'altro canto, noi siamo chiamati non ad indignarsi per la cattiveria del mondo, per la cattiveria di quelle che possono essere le iniziative del nostro prossimo, della nostra generazione. Noi dovremmo essere chiamati piuttosto ad indignarsi quando valutiamo che la nostra efficacia e la nostra testimonianza non raggiunge gli obiettivi che dovrebbe raggiungere. Non è con una denuncia di qualcuno che si permette di usare la croce, il nome di Cristo, anche le opere d'arte che sono state coniate in favore, in testimonianza di certi eventi particolari. Noi dovremmo piuttosto indignarci per il fatto che probabilmente il nostro messaggio ancora non arriva dove dovrebbe arrivare. Questo è vero, deve arrivare sicuramente al cuore di ciascuno, ma quando i cuori sono illuminati dal Signore, quando la comunità si è formata, quando la Chiesa, corpo mistico di Cristo, viene a funzionare nel contesto sociale, dovremmo un attimino domandarci perché la nostra parola. Noi non dobbiamo fare sicuramente come fanno certe altre religioni, non dobbiamo andare ad aggredire nessuno se ci sentiamo offesi delle offese che ci rivolgono, ma dovremmo prendere coscienza ed esaminare se non sia il caso di rivalutare un attimino la nostra posizione cristiana, per farla diventare davvero luce e sale, di cui questo mondo ha fortemente bisogno in questi giorni. Grazie al fratello, che ci ha preceduto nel caffè, che ci ha offerto, la richiesta, il grido a Dio, liberaci dal male, sicuramente. E dobbiamo anche dire che questa è una verità, ma è anche una verità che possiamo prendere con, altrettanta convinzione e gioia, perché se c'è una cosa che Dio ha fatto con potenza, con autorità, con trasformazione veramente della vita, è proprio l'averci liberato dal male, perché la croce del Signore nostro Gesù Cristo, la sua morte, la sua resurrezione sono stati proprio consumati in vista del fatto che il male, per chi crede nel Signore, non è più dominante. Questo è un fatto. Ci dobbiamo confrontare quotidianamente, ma non è più dominante. È una vittoria che Dio ci ha già proposto. Liberaci dal male, è vero, ma il male è stato sconfitto, e se noi ci appelliamo a quest'opera meravigliosa del Signore, noi possiamo veramente rallegrarci e gridare di gioia, perché la morte è stata trasformata in vita, le tenebre in luce, la perdita, la schiavitù in vittoria, in libertà. Queste sono le realtà che Dio ci ha già proposto, che non sono qualcosa che dovranno venire, sono qualcosa che sono già alla nostra disposizione. Quindi credo che vorrei dare una risposta in questa piccola conversazione. Non ho la pretesa di rispondere a tutto quello che è il bisogno che noi abbiamo, perché sarebbe una presunzione, ma qualche riflessione sicuramente noi la possiamo fare. Non c'è epistola che l'Apostolo Paolo scrive a suo tempo alla Chiesa dei suoi giorni che non finiscano con delle indicazioni estremamente precise sulle quali noi dobbiamo lavorare la nostra vita. Allora c'è un testo, lo leggo, poi lascio a te, Michele, fare qualche altra considerazione. Nel capitolo 5 dell'epistola di Paolo agli Efesini, prima, anzi per la verità, la conclusione del capitolo 4,
Dice: siate invece benigni, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. E poi parte con il capitolo 5: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. Allora, questo è l'aspetto che molte volte ci fa perdere l'orientamento, perché sembra una pretesa enorme. Siate dunque, è una congiunzione che dice: a questo punto, al momento in cui noi siamo adesso arrivati, bisogna essere imitatori di Dio. E sicuramente qui ci possiamo perdere se prendiamo il versetto, lo tiriamo fuori dal suo contesto. Perché per grazia di Dio è possibile essere non solo l'immagine e sua somiglianza, ma essere capaci di imitarlo in tutto ciò che è stata l'azione che lui ha compiuto nei nostri confronti in Cristo Gesù e che noi siamo chiamati a compiere nei confronti gli uni degli altri e anche del nostro prossimo per mostrare che Dio è un Dio d'amore, un Dio di grazia, di misericordia, che non ha perso di vista nessuno di noi e che desidera non la condanna, ma la salvezza per ciascuno di noi. Roberto, per tornare sul punto di partenza di riflessione, quando appunto parlavi con molta probabilità alla cerimonia d'apertura a Parigi Certo. delle Olimpiadi, questa situazione ha messo anche in risalto una sorta di problematica che oggi è sotto gli occhi di tutti, ovvero quella che la Chiesa di oggi vive come una sorta di comunicazione depotenziata del messaggio evangelico. Io vorrei proprio Certo. chiederti, dal punto di vista, dal tuo punto di vista, da un punto di vista, diciamo, analitico, quale dovrebbe essere invece l'azione che la Chiesa oggi, da un punto di vista anche, perché no, istituzionale, dovrebbe in qualche modo mettere in campo per fronteggiare non tanto gli attacchi del nemico, perché ci saranno sempre, ma No, una assolutamente. comunicazione più concreta, più diciamo incisiva da un punto di vista istituzionale. Se c'è qualcosa da fare, Allora, ecco, cosa dobbiamo sì, fare? bisogna riscoprire, come dicevo prima, quello che l'Apostolo Paolo puntualizza in maniera straordinaria quando, invitandoci ad un risveglio, ad una ripresa di coscienza di quella che è la nostra posizione, bisogna riscoprire il senso della famiglia, per esempio, la moglie, il marito. Voi, se noi leggiamo, oggi non assistiamo soltanto alla blasfemia di questi personaggi che in qualche maniera aggrediscono, offendono, fanno quello che è la cultura che si sono dati e che quindi in qualche maniera tentano di ridicolizzare come è stato fatto, ma in fondo si attirano solo giudizio addosso a loro perché queste scelte portano sempre non bene a chi le fa. Il bene di queste scelte è solo uscirne da questi stati d'animo psicologici, culturali, deviati che ci sono. Quindi è riscoprire il senso che l'Apostolo Paolo, per esempio, scrivendo agli Efesini, dopo aver sottolineato il valore della Chiesa come struttura organica in cui si esercita il servizio dei ministeri per l'edificazione del corpo, perché nella diversità delle membra questo corpo possa esprimere il suo destino, essere ancora visibile, rendere ancora visibile il corpo di Cristo nella nostra società. Il corpo di Cristo si è reso invisibile con la sua ascensione, ma lui ha pensato bene di renderlo ancora visibile attraverso l'immersione che crea in ciascuno di noi che accettiamo il dono della grazia di Dio e il dono dello Spirito Santo per essere noi stessi parte di questo corpo, cioè in modo tale che chi vede noi deve poter vedere lui in qualche modo. Questo è l'aspetto. Allora come? Come? Perché quando arriva quasi verso
la conclusione, intanto sottolinea il valore dei doveri domestici, viene fatta questa sovrascritta in Efesini prima di concludere il capitolo 5, e si parla in qualche modo delle mogli, si parla dei mariti, ma si parla ovviamente dei figli, si parla degli operai, si parla dei datori di lavoro, si parla, è vero, di tutto ciò che deve essere in qualche modo motivato laddove si può esprimere quello che noi siamo diventati in Cristo Gesù. Perché anche oggi nella Chiesa non dobbiamo fare né i giudici né i cerberi, ma indubbiamente la nostra Chiesa è diventata strumento di grande propaganda. Non ce l'ho io con le propagande, ne ho fatte anch'io, di manifestazioni pubbliche in piazza, predicazioni contro un cattolicesimo ormai deviato, ma raccontiamo soltanto questo alla gente. Per esempio, la gente di oggi non ha mica più soltanto il cattolicesimo come punto di riferimento, che in qualche modo fa parlare di sé con situazioni positive o negative di certe scelte che si fanno. Ma noi dobbiamo avere il coraggio, non tanto nel far suonare la tromba, ma nel poter essere un motivo di riferimento quando ci troviamo nelle situazioni più semplici della vita, perché è proprio lì che la potenza di Dio si manifesta. Quando una famiglia di credenti vive la propria fede al suo interno, vive la Chiesa, vive il segno della presenza di Dio, vive un segno, per esempio in un condominio, in una strada, in un'occupazione, nella scuola, dovunque in qualche modo noi siamo collocati, noi siamo luce e sale. Non c'è bisogno di far suonare la tromba. La gente deve rendersi conto proprio attraverso il nostro comportamento che c'è qualcosa di diverso, di strano. Deve poterci dire in qualche maniera tutto il suo disprezzo che può avere per la fede e per la parola di Dio, ma deve poterci anche dire tutto il desiderio e la curiosità di conoscere di più e meglio quello che stiamo vivendo, perché in mezzo ai malanni della vita, il credente sa di essere sempre costantemente assistito da Dio, appagato in ogni suo bisogno, anche quando le cose mancano, non mancano, anche quando sono troppe, non sono troppe, anche quando in qualche maniera le situazioni non vanno come dovrebbero andare socialmente parlando, noi siamo ancora l'espressione di una grazia, di una gioia e di una benedizione che deriva solo da questa relazione. Questo è quello che io intendo riscoprire, quando dico riscoprire all'esterno. Noi in comunità ci si va per adorare il Signore insieme, per fare agape. Normalmente i nostri incontri io li chiamo sempre agapi, non li chiamo mai, o non li chiamo più, poi qualcuno li chiama anche così, ma va bene, non è che entro in polemica. Però quando si dice culto di adorazione, culto di adorazione è la vita. È inutile che io faccio il culto di adorazione la domenica mattina alle 10. Il culto di adorazione lo faccio quando mi alzo la mattina, fin quando mi corico la sera, e per tutta la settimana, e per 7 giorni, e per 52 settimane, e per 365 giorni all'anno. Io vivo l'adorazione di Dio. Quando mi incontro con i miei fratelli, vivo un agape, che si chiama incontro, se vogliamo, d'amore, dove c'è uno scambio, se vogliamo, reciproco tra ministeri, tra doni che possiamo aver ricevuto, tra ciò che ognuno di noi porta per l'edificazione comune della comunità, perché quell'isola, in qualche modo, possa essere additabile e additata qualora le persone prendono interesse a seguire la luce che noi emettiamo o il sapore che noi diamo alla vita. La presentazione quindi anche di un corpo con delle funzioni ben chiare, all'esterno, quindi un corpo che ha una manifestazione chiara della presenza di Dio, ma che ha anche dei ruoli e anche delle figure interne, ecco, un po' per ritornare alla centralità del nostro insegnamento, che cosa invece accade all'interno della Chiesa. Esistono delle figure chiare e ben definite, come per esempio la distinzione tra il ministerio e
ancora il diaconato? C'è qualcuno che ci chiede, e questa è una delle domande che volevamo tanto da molto tempo sottoporti, esiste il pastorato, il pastorato femminile, con la donna così come la si percepisce quando si trova al ministerio, e poi perché in alcune situazioni soltanto la donna può, per esempio, soltanto avere dei ruoli di assistenza invece che di ministerio. Insomma, vorremmo un attimo comprendere alla luce Ma della sì, parola di Dio, secondo la... all'interno, certo. All'interno della struttura ecclesiale, se vogliamo, di quello che noi siamo, c'è una distinzione molto precisa. Ovviamente la diversità dei ministeri è estremamente chiara, espressa da Paolo ai Corinzi, espressa anche in modo molto più preciso, se vogliamo usare questo termine, dall'Apostolo Paolo agli Efesini. C'è l'Apostolato che sicuramente è una figura di riferimento, è una figura di argine oltre che di sostegno. Gli Apostoli di oggi non sono il fondamento della Chiesa nella sua grandezza, lo sono nella storicità di questo ministero, perché il fondamento nasce con i 12 apostoli dell'Agnello, da lì parte tutto e tutto ciò che parte da loro, è vero, sicuramente porta apostolato, così come loro sono stati chiamati ad esprimere questo fatto. L'apostolato di allora ha portato dottrina, rivelazione, l'apostolato di oggi deve in qualche modo difendere, mantenere questa dottrina, questa rivelazione, fare in maniera che non ci siano dei scantonamenti, oltre che essere strumento di visione, di rivelazione per l'espansione, perché noi siamo chiamati anche sicuramente all'espansione di questo messaggio, unitamente ai profeti che sono una figura importantissima nel contesto della Chiesa, perché sono un po', come qualcuno ha detto, l'occhio che vede la volontà di Dio, la rivelazione di Dio e che poi l'apostolato mette in atto praticamente, è chiaro, costituendo e aprendo campi nuovi, permettendo lo sviluppo di quelle comunità nelle quali il governo si esprime sostanzialmente da un pastorato che è espresso da una collegialità di anziani, i quali indubbiamente costituiscono la forza portante della spiritualità del corpo, insieme ad una diaconia femminile e maschile che contribuiscono affinché non solo la parte spirituale, ma anche gli aspetti estremamente pratici della vita comunitaria possa trovare le sue giuste risposte. Quindi noi abbiamo questo quadro estremamente, estremamente preciso nella parola di Dio. Poi tutto quello che si vuole mettere in più può essere, come si dice, accettabile o meno, la scrittura ci offre questo quadro, una comunità eretta da anziani e diaconi, ovviamente dove gli anziani e i diaconi esprimono il pastorato, e il pastorato nei cinque ministeri si esprime in questa maniera. L'Apostolo Paolo scriverà ai Filippesi proprio agli anziani e ai diaconi, non ha scritto una lettera ad un pastore. Quando si dice che ha scritto a Timoteo e a Tito, ha scritto a dei delegati apostolici lasciati da Paolo proprio perché apostolicamente fossero messe in ordine delle cose, guarda caso, tra le cose maggiormente che lascerà a Tito e a Timoteo sarà quello proprio di tenere conto di come organizzare, di come ordinare, di come individuare, consacrare anziani e diaconi, uomini e donne, nella conduzione della comunità locale. Perché poi gli apostoli continuano ad esserci, possono avere una loro Antiochia, come ce l'aveva l'Apostolo Paolo, ma il loro lavoro sicuramente non è verticale, è un lavoro di espansione in vista del saper creare nuove realtà, nuove aperture, perché ovviamente tra i ministeri non è che ho dimenticato, l'ho fatto per poterlo dire ora, insieme agli apostoli e profeti, sono anche gli evangelisti, che sono ministeri precisamente intesi, ma non perché il loro incarico è quello di andare ad evangelizzare nelle piazze, fanno anche quello, ma perché il loro incarico è quello di stimolare, far crescere le comunità locali in una coscienza, in una sensibilità
che porti ogni credente a sentire il peso, il desiderio, la passione per le anime. Questo è quanto è la struttura ecclesiale. Però poi tutto questo va bene, ma non dobbiamo dimenticare perché poi quando diventiamo comunità in un contesto sociale siamo qualche cosa di riferimento e siamo di riferimento nei confronti di una struttura che laicamente parlando può avere tutte le chance che vuole, può dire tutte le cose che dice secondo certi codici, certe regole che ci siamo dati, ma non dovrebbe poterlo dire sempre così liberamente, senza poter tener conto che c'è qualcuno che gli dice fate come vi pare, ma questo attirerà il giudizio di Dio sulla vostra vita, perché questo è estremamente importante. Altrimenti diventiamo religione, diventiamo contrapposizione, diventiamo quello che non è. La Chiesa è strutturata straordinariamente bene, apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, anziani, diaconi, perché fanno parte di questa dimensione pastorale che si deve esprimere e che sono fondamentali per una conduzione biblica di una comunità locale. Che non è fine a se stessa, però è anche capace di fare luce a chi sta intorno. Noi non ci illuminiamo da soli, non ci autoilluminiamo. Noi dobbiamo essere luce per illuminare anche gli altri. Poi gli altri sceglieranno di fare quello che vogliono, ma noi abbiamo l'autorità biblica di poter dire così non va, di poter dire no e di poter dire che cos'è che non va. A rischio anche forse di controreazioni che possono avvenire, però noi quando evangelizziamo dobbiamo fare attenzione perché non possiamo far suonare la tromba contro quella religione o contro quell'altra, ma con la vita pratica lo possiamo fare perché non dobbiamo noi attivare l'ira di nessuno, noi dobbiamo attivare la curiosità di tutti verso la parola che porta luce e salvezza in Cristo Gesù. Abbiamo parlato appunto delle differenze e a tale proposito ci sono appunto degli amici che chiedono, Pastore Roberto, quanto sia importante definire le varie differenze ministeriali anche tra anziani e diaconi, quindi differenze anche con il corpo diaconale, ma soprattutto comprendere se esiste una subordinazione. Ecco, questo tema è un tema molto dibattuto perché oggi la distorsione del concetto di conduzione di chiesa avviene proprio attraverso l'unica figura leader con tanti segretari intorno e che un po' quindi ha tolto l'originale concetto di conduzione biblica che non prevede affatto uno schema piramidale come in alcuni casi lo si intende oggi. Ecco, vorrei chiedere appunto anche, insomma, da quello che leggo dalle curiosità e dalle domande che ci arrivano, se è normale che esistano delle subordinazioni all'interno del corpo, se ci sono delle differenze e soprattutto se esistono e se devono esistere, quali sono i limiti che non si devono superare. Ecco. Io onestamente non voglio essere qui a fare il dottore in assoluto. Io dico semplicemente che nella Chiesa non esiste subordinazione nel senso gerarchico del termine. Esiste semplicemente la diversità di un servizio, di un ministero. Se tu vuoi sentirti grande nella Chiesa, importante, inginocchiati e lava i piedi ai tuoi fratelli. Questo è un insegnamento che abbiamo nella Scrittura e per lavare i piedi ai tuoi fratelli vuol dire essere disposto al servizio, ad aiutarli a crescere. Non c'è questa leadership cosiddetta in maniera piramidale come la stiamo vivendo. Io sono perfettamente come dire, disponibile ad accettare le posizioni che si vivono oggi. Ci sono comunità che crescono, comunità che si sono fatte strutturate. La scrittura mi dice che c'è una collegialità di anziani che non sono ministeri secondari di subordine, sono la forza pastorale di una comunità locale, insieme ai diaconi, che non sono quelli che aprono la porta e la chiudono, quelli che insegnano forse nella chiesa a qualcuno ad aprire, a chiudere la porta o a cambiare le lampadine o a fare altro, ma la diaconia nella chiesa è un servizio estremamente importante. Qualcuno lo ha chiamato, io insieme,
chiamato Ministero di Soglia. Se c'è un ministero che tiene in collegamento l'esterno con l'esterno della comunità, è proprio la diaconia. I diaconi sono dei ministeri strettamente intesi e devono servire a fare in modo che la diaconia della Chiesa sia evidente, perché i bisogni pratici nella Chiesa sono enormi e soltanto attraverso una diaconia che funziona si può far fronte. Una diaconia, un'evangelizzazione senza una diaconia che funziona potrebbe essere, come dire, mutilata, come di una persona che cammina con una gamba sola, perché quando tu predichi il Vangelo, lo predichi a dei diseredati che molte volte arrivano, hanno bisogno di tutto, non solo dell'aspetto spirituale della vita, hanno bisogno anche di pane, di acqua, di luce, di case, hanno bisogno di risolvere problematiche da clochard che hanno vissuto, hanno bisogno, e allora soltanto una diaconia che funziona in una chiesa riesce a far fronte a questo problema. E quindi io non credo alla subordinazione, credo alla diversità, diversità dei servizi che vanno riconosciuti e quando sono riconosciuti funzionano. Non è perché io sono apostolo comando, io sono apostolo perché il mio apostolato ha questo tipo di funzione, di tenere le comunità esistenti e quelle da scoprire in collegamento tra di loro. Io sono profeta non perché, siccome io posso parlare così dice il Signore, tutti gli altri devono dire Signor sì, perché alla fine allora il profeta non sostituisce mai la parola del Signore. Da visione, da rivelazione, ma in collegamento il suo servizio poi finisce quando ha dato la rivelazione e diventa collaboratore di un apostolo che dovrà mettere in pratica questa rivelazione e agli anziani che dovranno poi in qualche modo curare il bambino che eventualmente è nato, che sta nascendo. E quindi questo è l'aspetto, è una diversità che arricchisce l'unità, è una diversità che non è subordinata. Siamo subordinati ad uno solo, al capo, il quale ha creato questo stato di cose straordinarie che, se vissute bene, ci consentono di essere una risposta ad una società che sta andando in perdizione, dalla quale noi siamo usciti e dalla quale dobbiamo far uscire il numero maggiore di persone. Sappiamo che da questi comportamenti, da queste distorsioni, nascono molti abusi spirituali. E a tale proposito c'è un nostro amico che nomina Diotrefe per mettere in evidenza il modo in cui, diciamo, in alcuni contesti si può vivere un po' l'abuso, insomma, la manipolazione. Io vorrei, più in linea generale e anche un po' più ampliata, chiederti, pastore, quale consiglio dai a chi vive, da chi si sente o chi sta vivendo una condizione di, ecco, è vittima di qualche manipolazione o in qualche modo ha, riconosciuto alla luce della parola di Dio, anche perché forse il Signore sta parlando, di vivere in un contesto in cui c'è questa problematica. Ecco, come scampare l'abuso spirituale? Allora, ci sono molte letture, molti consigli che dicono di andarsene. Io non dico questo, dico che se c'è la possibilità di parlarne, magari parlarne insieme prima, se c'è la possibilità di avere un dialogo per poter chiarire questo aspetto, per poter far capire a chi si trova in una posizione che pensa di avere in mano le redini del tutto, di essere un qualcosa ancora peggiore di quello che ci vengono presentati i sacerdoti cattolici, che sono come dei mediatori, degli intermediari. La mia salvezza è strettamente connessa al mio rapporto con il Signore. Sicuramente posso essere aiutato, anzi, devo essere aiutato da servi di Dio che sono chiamati proprio a fare questo. Ma quando si esercita una sorta di diotrefismo nella comunità in cui si decide chi può star dentro o chi può star fuori, chi può entrare, chi può uscire, bisogna avere il coraggio, se c'è l'onestà e la sincerità di queste relazioni, di parlarne. Se si vive in una città dove c'è una sorta di consiglio pastorale, dove ci sono altre comunità, si può tranquillamente far intervenire nell'ambito di queste relazioni una chiacchierata per poter esprimere le proprie ragioni, che possono essere anche
devono essere valutabili, perché alle volte noi possiamo vedere un diotrefe, quando invece il comportamento potrebbe essere del soggetto che non accetta nessun tipo di indicazione, di consiglio, di regolamentazione. Quindi non c'è soltanto diotrefe. Alle volte ci sono dei credenti che gli piace molto viaggiare a destra e a manca, che non trovano un punto fermo, e allora anche in quel caso la questione va esaminata. Quindi prima di scappare e andare da un'altra parte a portare dietro il bagaglio, il problema, prima di accogliere chi fugge, chi scappa di qua di là, io credo che l'importanza è quella di mettersi in nota e chiacchierare intorno alla scrittura. La scrittura è precisa, la scrittura non toglie, non ci dà dubbi su come si deve condurre una comunità locale e su come questa comunità locale deve potersi esprimere in un mondo nel quale noi siamo chiamati, come ho detto prima all'inizio, luce e sale. Una comunità deve essere percepita dalla società che sta vicino a noi, si deve essere percepita perché ci sono persone che rispettano il matrimonio, che rispettano il lavoro, che rispettano i genitori, che rispettano i padri, che rispettano gli insegnanti, che non vanno a prendere a pugni gli insegnanti perché hanno dato un cattivo voto a un figlio che non ha studiato. Insomma, in poche parole, una comunità offre un segnale di riflessione che fa dire: ma perché ti comporti così in un mondo che in qualche modo avrebbe solo bisogno di violenza? No, no, il mondo è pieno di violenza e ha bisogno di pace. E noi siamo deputati ad annunciare questo messaggio. Altra importante domanda, altra tematica, sempre legata alla conduzione locale. Adesso stiamo scendendo nel pratico proprio delle chiese locali. Ma era Era questa la il ragione mia. nostro obiettivo, sì, è vero, è vero. Pastore Roberto, ci sono a tale proposito, spesso capita e ci capita anche come redazione di entrare in contatto con dei nuclei piccoli. Forse probabilmente familiari che sentono nel cuore di portare avanti il meraviglioso culto in casa, che è praticamente la base, possiamo dire, del cristianesimo e anche in un certo senso della celebrazione, perché tutto parte da lì. E tante volte il Signore, diremo quasi sempre, il Signore benedice questi nuclei, ma c'è il rischio di isolarsi, di rimanere da soli. Quanto è importante l'interconnessione e quanto è necessario che per noi pregare affinché Dio istituisca anche sul territorio, sul locale, dei punti di riferimento che possano essere anche delle connessioni pronte per accogliere, ecco, culti e gruppi che si riuniscono, grazie a Dio, perché sta accadendo sempre più spesso. Siamo felici che questo stia accadendo in questo tempo. Potremmo dire, in un certo senso, dal Covid in poi stanno nascendo dei gruppi, nascono dei gruppi. Il Signore fa sentire nel cuore di molti di tornare al culto in casa. Lo abbiamo anche citato in qualche altra nostra diretta. Ma poi è necessario anche rimanere connessi e non rimanere isolati. Che quello è il grande rischio nel quale si può cadere facilmente. Prego. Sì, il culto in casa apre la porta ad un concetto che è stato in qualche modo ripresentato, la cosiddetta chiesa in casa. Ma alla fine il culto in casa, la chiesa in casa, che cos'è se non quello che abbiamo detto prima? Quando una famiglia vive il proprio rapporto spirituale, marito, moglie, figli, non è che ti senti più spirituale organizzando un piccolo culto simile a quello che tu potresti fare la domenica con tutti gli altri. Non è la sintonia o la mania del culteggio che fa essere la nostra vita più spirituale e più funzionante. È i valori che tu dai alle cose che esprimi, la famiglia, la casa di per sé è chiesa, e la casa è fatta di membri che la caratterizzano e che sicuramente sono chiamati a riaprire le porte per poter avere relazioni con le varie famiglie, eccetera. Ma l'interconnessione è fondamentale, altrimenti ti isoli e rischi di diventare una setta appagata di tutto quello che tu pensi di vivere, che possa essere il meglio, che il meglio di quello che vivi tu non ce l'ha nessuno. E questo porta sicuramente
ad un danno, perché è come nascondere la luce sotto il moggio. No, no, la luce va fatta risplendere, e se c'è solidarietà, se c'è capacità di essere connessi, se tu sei in un condominio e hai la capacità dal tuo punto di vista ecclesiale, come famiglia che crede, che vive l'esperienza, eccetera, e puoi dare a quel condominio un segno nuovo di vita, se non altro portare delle illuminazioni su tutto quello che fa vivere bene delle famiglie che si trovano in quel contesto, credo che questo è il nostro dovere, altrimenti si crea un'altra denominazione. Noi insomma ormai siamo fautori di denominazioni ad oltranza. Dice: io sono, noi non abbiamo denominazione, eccola, questa è la nuova denominazione che tu hai creato. Io sono chiesa in casa, è certo che devi essere, se non sei chiesa in casa non lo puoi essere manco fuori, perché se non vai d'accordo con tua moglie o non vai d'accordo con i tuoi figli o non sai tenere la tua famiglia nel giusto ordine delle cose, insomma è inutile, perché dopo vai a fare scene religiose che non servono a niente. La chiesa in casa ha questo valore, il culto in casa serve perché la parola di Dio per coloro che la compongono deve essere stimolante a che la parola sia al centro dell'attenzione, al centro della lettura, al centro dell'applicazione, al centro dell'esperienza, altrimenti ci chiudiamo. Noi infatti, quello che ho detto all'inizio nel famoso scandalo che ho sentito, come ho sentito in altre occasioni, ci si scandalizza, si vuole gridare perché certe cose non le devono fare, ma gli scandali ci sono sempre, e le persone che non vivono l'esperienza di Cristo sono sempre armate per poter controbattere la fede, la spiritualità, è il nostro modo di essere che non riesce a frenare questo fatto, perché in una comunità, in una città, dico comunità per dire cittadina, come Roma, che ci sono più di 200-250 denominazioni, in una città come Milano, tutte le denominazioni del mondo protestante, evangelico, eccetera, sono presenti, a Genova ci sono di tutte, eccetera, eccetera. In città come queste, dove l'interconnessione sarebbe formidabile per poter dare un segno tangibile di testimonianza ad un mondo che è corrotto, si corrompe sempre di più e che in qualche modo potrebbe avere delle illuminazioni necessarie per vivere meglio le proprie posizioni anche politiche, sociali, di in qualche modo di servizio per la comunità. Se ci fosse più interconnessione, noi saremmo in una posizione di grande benedizione, ma siamo interconnessi, non siamo interconnessi, e quindi siamo sconnessi, e allora anche la Chiesa in casa, se non è vissuta in questi termini, può diventare una cosa buona per il ritorno a dare alla famiglia il senso della cristianità che ci vuole, ma potremmo anche tornare ad essere piccole sette che lasciano il tempo che trovano. Necessario comprendere l'importanza della interconnessione, questo è un messaggio veramente molto importante. Oltretutto, poi dicevi all'inizio una cosa veramente molto interessante, perché mettevi in evidenza non tanto la subordinazione, ma la differenza, quindi rispettare la differenza. E questo, ecco, potremmo anche addirittura paradossalmente mettere in evidenza la differenza che c'è nelle varie altre realtà e farla diventare, in un contesto di interconnessione, una ricchezza per noi stessi. Potremmo, per esempio, nel nostro nucleo abitudinario in cui ci riuniamo, non avere per esempio un profeta e poter connetterci eventualmente con una realtà dove c'è un profeta, e quindi avere a nostra volta anche un edificazione con un nutriente spirituale che probabilmente a noi manca. Ecco, la connessione proprio ecclesiastica dipende, fornisce anche proprio questa alimentazione. E meravigliarci che allora il profeta non è profeta di una denominazione che ci crede. Se è profeta di Dio, è profeta di tutti. E ti potresti meravigliare che qualcuno ti viene a parlare da parte del Signore per darti qualche dritta utile alla tua edificazione, così come quella apostolica o diciamo pastorale nel suo insieme, o evangelistica.
Ecco, bisogna sempre tenere in alta considerazione la funzione del ministero e non la denominazione da cui esso deriva, perché è Gesù che fornisce le chiamate, quindi è a lui. Quindi non so, vedo che ci va verso la conclusione. Sì. Se è ministero, se è un ministero di Dio, Michele, non è una chiesa, è della chiesa. Quando il ministero è di Dio, è della chiesa, non di una chiesa. Questo è il punto. E qui bisognerebbe cercare di rompere un po' certi muri che in qualche modo creano questo tipo addirittura di denominazione. Insomma, noi le denominazioni le creiamo in funzione delle nostre convinzioni sulle quali diciamo ok, ci piace questa cosa, andiamo avanti. Se vuoi stare con noi deve essere come noi, altrimenti il mio ministero non funziona. Il mio ministero è per tutti quelli che lo vogliono. Sono a disposizione. Quindi Perché non è mio. è una connessione diretta alla volontà del Signore. Vogliamo Perfetto. ringraziare Dio per questo tempo e mi fanno segno appunto che è finito il nostro spazio, avremmo ancora qualche minuto, ma credo che sia opportuno continuare a parlare di questo argomento mercoledì prossimo e lasciare spazio anche al prossimo programma. Intanto volevo ringraziarti, Pastore Roberto, grazie per questa chiacchierata libera intorno al tema della conduzione Ma biblica. è il miglior modo di insegnare. È proprio così. Grazie, grazie di cuore. Dio continui a benedirti, a guardarti anche in questo tempo e ci aiuti, Signore, ci aiuti insieme. A mercoledì, a Dio piacendo. Grazie. Grazie. Pace, Dio benedica. Vi ringraziamo, cari amici, grazie per questo tempo passato insieme. Continueremo, a Dio piacendo, mercoledì con il tema della conduzione biblica della Chiesa. Intanto volevo ringraziarvi per la pazienza e per come ci avete anche seguito, ci avete dato e fornito le vostre domande. Voglio rinnovare il numero di telefono eventualmente a cui potete scrivere le vostre richieste, le vostre domande sul tema, che è il 379-2710854. Continuate a seguire Parole di Vita perché ci sono altri programmi. Continuiamo ancora con il resto della programmazione, sempre unicamente per l'edificazione delle nostre anime. A domani, a Dio piacendo, ci vedremo con un nuovo ospite. Domani parleremo di persecuzione. Avremo con noi un delegato di Porte Aperte. E parleremo con Angelo Curro, il quale ci parlerà di alcune iniziative precise che stanno portando avanti, che la missione sta portando avanti proprio a sostegno dei cristiani perseguitati di alcune zone del mondo. Quindi domani sarà una puntata altrettanto interessante e vi consiglio e vi invito a continuare a stare connessi con noi. Dio vi benedica, pace, a domani, shalom.